Buongiorno tappetini miei, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi 50 minuti di workout a media intensità. Vi prometto ragazzi che oggi non vi faccio correre ma camminiamo solo. Ok? Forza, andiamo subito sul tappeto, iniziamo, andiamo! Bene ragazzi, accendiamo il tappeto e partiamo. Ok, vai. Allora, come al solito ragazzi, ci scaldiamo. Velocità 4, inclinazione 0. Mettiamo l'orologio, anche se l'avrei dovuto mettere, ma non fa niente. E questo? No. Ragazzi, voi sapete che non vedo niente da vicino, quindi partito, perfetto. Bene ragazzi, allora, prima di tutto, primo discorso che farò ogni volta che aprirete un video, è uscita la sezione abbonamento nel canale TLC. Ci saranno 4 workout al mese. Al momento sono uno sul tappeto e uno a corpo libero, ma strong, di altissima intensità, ok? E comunque potete fare tranquillamente tutti basando le vostre forze, ok? Adattando le vostre forze all'allenamento. Quindi ragazzi, iscrivetevi, la cifra è ridicola perché sono 4 allenamenti veramente speciali, ok? Mi raccomando, se l'icona abbonami, abbonati, forza, aiutatemi a sostenere questo canale. Che sto facendo un lavoro della miseria. Ok, ragazzi? Benissimo. Allora, cosa faremo oggi? Cosa faremo oggi? 50 minuti di workout di allenamento. Ma come vi ho accennato all'inizio subito, oggi non vi faccio assolutamente correre, ma vedremo di tenere comunque questo workout a una media intensità. Ok? Senza correre, ma sfruttando il tappetino, l'altitudine, l'altezza, l'inclinazione. Mancano 4 secondi, ragazzi, e portiamo a velocità 5. Vai! Ok, inclinazione 2. Già cominciamo per 5 minuti. Ok, andiamo avanti, ragazzi, a step di 5 minuti. Va bene? Oggi potremo parlare tanto perché visto che non corro, sicuramente possiamo comunque parlare molto. Ieri sera vi racconto questa cosa, ieri sera ho mangiato, sono andato a casa, ho fatto anche un video simpatico, vabbè, magari questo video lo vedrete, però è per farvi un chiacchiere, dovevo fare una sciabatta. Praticamente ho preso due uova, il tegamino le ho viste, no? Le ho cotte con un po' d'olio perché c'è la padella che è finita, dovrei andare a comprare un uovo, vabbè, era giusto per farvi chiacchiere. E insomma, fatto sta, cosa ho provato a fare? Ho cotto queste due uova e mi viene da ridere solo dirlo, e ci ho messo sopra il tonno, cioè mentre si cuocevano, io volevo fare così, volevo fare tipo crepe, no? Però le due uova erano poche, ne volevo mettere tre, adesso vi spiego perché. Perché praticamente le ho messe, no, era tutto nuovo, all'occhio di bue, e sopra ci ho messo il tonno, no? E poi, mentre si cuoceva nella padella, poi l'ho dovuto chiudere così e poi girare e cuocere. Dai, l'idea non era malvagia, no? Che l'idea non era malvagia, solo che le uova sono poche, devo mettere tre, perché così riuscivo a chiudere per bene tutto il tonno. E quindi è venuto con la schifezza. Perché, cioè, non è che un caschio effettivo non era malvagio, perché ieri sera avevo una botta di proteine da fare, poi ho usato due fette di pane, comunque perché sono in abbassamento calorico, in questo momento sto mangiando un po' di meno e ho abbassato, attenti, ho abbassato un po' i carboidrati, ok? Ma abbassare i carboidrati non vuol dire togliere, infatti io la mattina mangio la farina d'avena, mangio la frutta, a pranzo come due fette di pane, me le mangio a cena lo stesso. E quindi ragazzi, cosa è venuto fuori ieri sera? È venuto
fuori ho mangiato sta roba con 100 grammi di tonno, dai, non era malvagio, non era malvagio. Cotto, deve essere, era super fatto il chiacchi. Poi dopo ho mangiato che era alle 7:30, perché adesso sto staccando prima dal lavoro. E quindi quando arrivo a carico a casa alle 7:15, cacchio c'è da fare. Io poi non sono uno che sta lì, cioè, non è che non mi piace cucinare, però fa tante robe non mi piace fare, quindi comunque sia, sono uno che se la sbriga veloce, cioè io in 10 minuti prendo cucina e mangio, non è che la voglio tanto lunga. Ieri sera ho fatto così, un quarto d'ora ho mangiato, poi ho fatto due cose, ho caricato il telefono perché era scarichissimo, poi ho detto vai, vado a fare una bella camminata. Ho fatto 4 km e mezzo, se non sbaglio, 338 calorie, ma a camminare raga, però ho camminato, abbondante. Il bello è che non li ho fatti su, gli ho fatti il corporazione del cane, che era dietro, era con me, detto, dai, andiamo a fare la passeggiata. Mamma, mai più fuori, guarda, mai più. E quindi insomma anche ieri sera mi sono andato da fare. Molto. Adesso oggi uguale, devo fare anche oggi perché adesso ho questo workout, poi devo rinunciare alla palestra, quindi sono da fare anche la palestra, sono da fare, E quindi insomma dai, così abbiamo il nostro da fare, ragazzi. Oggi è sabato e dovevo fare, mi devo fare il giorno del gatto. Ragazzi, manca 30 secondi. Poi dopo vi dico, oggi farei il giorno di sgarro, ma non lo so, non lo posso fare ragazzi, adesso vi spiego perché, praticamente oggi è sabato e martedì devo registrare due video, tra cui uno insomma, ho bisogno di essere stringato, anche perché questa settimana praticamente lo sgarro lo si è fatto uno sgarraccio brutto. Allora ragazzi, 4 secondi, 3, portiamo la velocità 5.5, vai, 5.5, scusate, inclinazione 4 per altri 5 minuti, quindi dobbiamo arrivare al 12° minuto. E raga, sempre l'acqua mi raccomando, E praticamente arrivare, sono stato invitato fuori, siamo andati a mangiare qua a Pesaro, no? Dalla parte, con quei ragazzi che avevo qui la mattina. Allora, ragazzi, allora io ho creato la tagliata, no? Perché non volevo, devo fare questo benedetto video e quindi devo essere il più asciutto possibile. E allora eravamo in 5, che resta non abbiamo. Due porzioni di carne, due porzioni di amatriciana e due porzioni di gricia, ok? Però ragazzi, non era, cioè, l'abbiamo finita tutta perché, anzi, l'hanno finita tutta, però, porca miseria, quanta roba era, io l'ho sentito un po' perché la amatriciana non l'ho sentita per niente, ho sentito la carbonara che era buona e la gricia c'era veramente cagata. E poi abbiamo dato degli antipastini all'inizio, dei fiori di zucchero e roba così. Poi io ho preso la tagliata con l'erba. Poi ragazzi, ripeto, eravamo in 5, 9 dolci, 9, cioè io non ho parole, 9 dolci. Quindi ragazzi, il giorno dopo ero 1,2 kg, ero arrivato a un peso che mi mancava un altro chiletto per arrivare a destinazione, insomma una fatica poter tirarsi 2 kg, sto 1,5 kg, perché era fatto veramente, è vero che ho stata tagliata, però spizzica un po' qui, un po' là, un po' di pan, un po' di cose. Quindi stasera non me lo posso permettere, porca miseria, stasera mi avevo un bel pezzo di pizza, pure un bel super hamburger nel panino fatto da me a casa, andrebbe, però non si può,
stasera non si può, né stasera né domani, quindi oggi a pranzo sono preciso, dopo vi faccio vedere preciso dove sarà. Si fa perché si può, eh? Mia ragazzi, tutti chiusi in ferie, sabato, quindi non ho messo il microfono perché sicuramente non ci sarà più. Lo spero, che da una macchina, una moto, una cosa e un'altra, porca miseria. Siamo a 10 minuti ragazzi, mancano 2 minuti. Ieri sera, dove vi ho detto che ho fatto una camminata, è vero comunque che era a ritmi diversi, costanti eccetera, però ho camminato pesante, tosto, e ho programmato qua una camminata esterna, che ha 338 calorie, e però io mi sembra che oggi, se non mi ricordo, ho fatto anche la storia, mi sembra era più di un'ora, non 50 minuti, più di un'ora sono sbagliato, sì. Sono 50 minuti, secondo me saremo intorno alle 2.50, 2.70, visto che sono 300, visto che sono camminata, eh. Però qui alterniamo con l'inclinazione, quindi potrebbe darsi comunque del qualcosa in più, scappa fuori, e in più mi ho messo anche una cosa che non vi posso dire perché se dopo la prima mezz'ora, quindi non ve la dico, ma guardate voi quando arriva. Bene ragazzi, siamo a 11 minuti e mezzo, poi cominciamo, velocità 6, inclinazione 6, per altri 5 minuti. Dobbiamo camminare ragazzi, camminiamo solo, ricordate, ve l'ho detto, non vi faccio correre, sono arrivato proprio al limite massimo che ho messo, per me è 6.5, è il mio massimo, di più non si cammina. Allora ragazzi, mancano 5 secondi, 4, 3, 2, 1, vai, velocità 6, inclinazione 6, questo già comincia a essere forte, raga, perché comunque la velocità è buona e l'inclinazione pure. Però vedete ancora si cammina, vedetevi ragazzi se comunque si cammina meglio così, cioè si riesce ad andare meglio tenendosi raga, perché siamo in inclinazione, quindi io vi consiglio comunque sempre di tenervi, mantenete meglio l'equilibrio, siete più stabili, non ci dovrebbero essere grossi problemi, quindi cercate di tenervi sempre, guardatevi sempre raga, e poi lo faccio vedere anche molto bene mentre cammino, perché comunque lo faccio proprio, non perché lo devo fare, perché proprio mi viene spontaneo. Abbiamo la sede del piede dove comunque appoggi col tallone e poi spingi con la punta e vai a focalizzare la forza sul muscolo del polpaccio quando vai a dare la spinta. E tenetevi, ricordatevi sempre il busto. Sarebbe buona cosa, anche se comunque succede lo stesso, cioè la contrazione dell'addome, però ragazzi ricordate che quando camminate comunque l'addome si contrae lo stesso, vi fa stare dritti, state con questo dritto, la schiena dritta ragazzini, comunque, però se ci prestate un attimino l'attenzione magari proprio lo contraete un periodo di più, oltre a lavorare un sacco con l'addome, comunque andate sicuramente meglio. Il busto sempre in avanti, ricordatevi, questa è una cosa fondamentale, e quindi questi sono i consigli utili. La respirazione ormai ve l'ho detta 100 volte e quindi possiamo andare tranquilli sul nostro super tappeto. Siamo a
14 minuti e mezzo, quindi dobbiamo arrivare, allora eravamo 12 più 5 17, quindi 2 minuti e mezzo. Sto cominciando a sudare, ma quando sono questi giorni, ragazzi, a questo periodo, porca miseria. È ritornato finalmente fuori casa. Speriamo che duri. Almeno per quando devo andare in montagna. Di altro che sport. Porca miseria, io voglio fare 500 km al giorno di bicicletta. E anche mi piacerebbe una cosa che non ho mai fatto in montagna, sapete? È una bella camminata. C'è una camminata proprio sui sentieri, in montagna, non l'ho mai fatta, mi piacerebbe farla, perché sono convinto che sarà bella, bella. Anche se ovviamente mi piace più andare in bicicletta in montagna, un po' più sincerissimo. Però la faccio, la farò un giorno. Farò un giorno perché sono convinto che è molto bella. Stavo pensando l'altro giorno, il primo giorno che arrivo, io sono quello che parte la mattina alle 5, quelle 5 ore arrivare, io arrivo con le 10, 11, 20, 50, 11. E siccome il check-in è comunque alle 15 del pomeriggio, io arriverò, dovrò trovare cosa fare, sicuramente potrò andare in piscina per fare delle cose, però aspettare la bicicletta subito per il giorno così non credo. Però pensavo invece di fare l'arrampicata il primo giorno, quando arrivo. E volevo telefonare, quindi se arriverò presto, se era possibile farla provare con l'antica. Sono curiosissimo, troppo curioso. Ok raga, mancano 20 secondi, 25 secondi. Allora, qui diamo l'ultima batosta, 6.5, inclinazione 8. Ok, mancano 15 secondi. 10. 5, 4, 3, 2, 1, vai, 7 più 5, ok ragazzi, questo è tosto, 7 più 5, 22, quindi dobbiamo arrivare fino al 22esimo minuto. Siamo neanche a metà dopo, ok raga, posto. Questo è un bel andare, è un bel andare garantito. Respiriamo, tranquilli, ci arriviamo senza nessun problema. Sempre leggermente in avanti, come vi ho detto. Fino a 22 minuti raga, dai, dopo riparliamo un po', adesso io non volevo consumare 6500 calorie, anche perché stamattina dopo iniziavo a palestra. Thank you.
quasi 20 minuti, raga. Inizia a essere un bel workout. Mancano 2 minuti e poi abbassiamo un pelo l'inclinazione e la velocità, tutti e due. Comunque riposo le gambe, ragazzi, perché queste gambette purine bisogna che un po' si rilassino. Sto facendo... Poi ieri sera ho fatto quella camminata, ieri mattina ho fatto le gambe in palestra. È vero che io, quando faccio le gambe, continuo fino all'esaurimento, perché ho paura di farmi male, eccetera, quindi ho sempre molto pacato quando faccio le gambe. Forse un po' in generale, ma un po' di esperienza ce l'ho, e quindi so che tira, ragazzi, prima o poi ci si fa male sul tavolo da fare. E quindi, ok ragazzi, 15 secondi, poi abbassiamo subito la velocità 5.5 e l'inclinazione a 3, ok, per 10 minuti. 5 secondi, 2. 1, ok. Ok. L'inclinazione 5.5, scusate, la velocità 5.5 e l'inclinazione 3. Quindi arriviamo fino a 32 minuti. Dopodiché c'è la sorpresa. Sorpresina per voi ragazzi, non vi piacciono le sorprese, ma sì che vi piacciono, dai. Ok, adesso possiamo chiacchierare un po'. Mi piacerebbe obiettivamente farvi delle domande, chiedervi cosa ne pensate, cosa vorreste che io facessi come workout. Mi piacerebbe chiedervi tante cose. Magari un giorno inventeranno che mentre fai, ma facciamo una diretta, si potrebbe fare una diretta, no? Mentre fai una diretta e cioè, puoi interagire direttamente senza andare a leggere i messaggi, che magari la gente parla col microfono e dal telefono riesce, sarebbe figo, raga, dal telefono riesce la voce della persona, ti fa le domande e te gli rispondi in diretta, sarebbe bello. Scherzi il microfono? Beh, ma possibile che ancora non c'è, dai, hanno inventato di tutto. Potrebbe essere che ci sia, perché... comunque vai. Ci sta. E prima vi parlavo della montagna, no? Sono andato per la prima volta l'anno scorso in montagna. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto tanto. Eravamo in un posto, un bel posto, sicuramente da relax, un certo da fare sport, eccetera. Però, insomma, mi è piaciuta, cioè è stata una vacanza completamente diversa. Io non ero mai stato d'estate in montagna, l'inverno non mi piace. Cioè, non è che mi piace, ragazzi,
Lo voglio verificare, mi fa poco, mi spavento, mi fa poco. Lui mi chiede perché, cioè, mi chiede perché io ho paura di andare nel centro via, nel fiume, io ho veramente paura, tanta. Io ho paura a volare, no? Quella è la cosa che mi fa ancora più paura, perché comunque magari si interrompe metà, io quella è una roba che veramente mi spaventa, veramente tanto, ragazzi, veramente tanto. E quindi già quello ho fatto, no? L'inverno, sempre l'inverno, ho freddo fuori, la neve, si interrompe, devi venire lì, insomma, una cosa che veramente mi terrorizza. Sempre stato così, non lo so perché, non riesco a passare questa paura. Figuratevi che quando sono andato in montagna con mio figlio, qualche anno fa, non c'ero andato un'altra volta, però c'ero andato a Livigno per fare, diciamo, per un regalo a mio figlio, che lui andava in bicicletta quella volta a bike. Ed eravamo andati al Bottolino, no, lì c'è quale l'altra, tanto molto, insomma, famoso anche per le biciclette, per... E io ho detto, vabbè, lui andava per conto suo, io ovviamente non andavo con lui perché non so andare per salvare lui. Quindi ho detto, vabbè, io ho più parte vado a fare, sta attento. Prendo il maestro per andare in bicicletta, ma il maestro per insegnarmi a andare in bicicletta. Però comunque per fare i giri, per portarmi nei posti, eccetera. Ok? E mi ci ha portato. E comunque mi ha insegnato anche come fare le pulizie, come fare le cose, alcune cose mi ha insegnato. Vabbè ragazzi, è stata una roba in linea meravigliosa. Ricordo, mi aveva portato anche a 2500 metri di altitudine, eccetera, passando per le stradine. E però, ancora, mi ha portato due o tre volte sulla funivia, caricando dentro la bicicletta. Beh, raga, io sono cagato, scusate il termine, addosso, veramente, ho fatto veramente paura. E più forte di me, è una cosa che non riesco a capacitarmi, ma ho fatto veramente, veramente paura. E quindi, insomma, adesso, l'anno scorso, diciamo che scendevamo con la macchina dall'albergo fino a valle, affittavamo la bicicletta e ci facevamo i giri ovviamente tranquilli per strada, sulla pista ciclabile, che veramente la sua tutela, l'ho fatto lì, faceva il mondo, ho fatto 40 km, 60, 20 km, con le valide, con le valide. Quindi ragazzi, è figo, è una cosa che mi piace, però quest'anno che sono in un albergo dove prevale comunque lo sport, presumo che si possa fare che i giri di mountain bike che fanno organizzati, perché mi ha detto che sono dei giri organizzati, secondo me prenderanno anche tipo la funivia qualcosa per arrivare in alto. È un'idea che ho, spero di no, perché mi piacerebbe fare un giro organizzato, che è un conto, un giro che va in giro per conto tuo, con la bicicletta bellissima, perché dai, io mi ricordo, è veramente, veramente bellissimo. Però c'è un conto andare per conto tuo. Io mi ricordo quando all'inizio mi ho portato dei posti su ghiacciaio, meraviglioso. Spero che non ti abbia la funivia per fare questo viaggio organizzato. Probabilmente lo puoi andare a prendere lo stesso, però questo era per dirvi comunque che ho paura di andare sulla funivia. Invece forte così perché c'è Skypark, c'è l'albergo, c'è comunque la piscina, il campo da tennis, il sole, c'è sta parete di arrabbiare, c'è una palestra che raga, quindi sicuramente scapperanno fuori dei bei video, sicuro, è quello che voglio fare, cioè, mi filmerò quando passo la applicata, no, voglio fare dei bei video. Sì, stavo pensando quando farò la applicata,
metterò la telecamera in basso nel piedistallino piccolino e mi filmerò comunque, sì sì, bellissimo, bellissimo. Oh raga, siamo quasi a 30 minuti, mancano 2 minuti, eh. Questa seconda parte è un po' più tostina, adesso vi dico. Allora, dopo questi ultimi 2 minuti, ci spostiamo di fianco e facciamo 2 minuti di squat. 2 minuti. Ovviamente raga, 2 minuti non è un minuto, quindi andiamo in base alle nostre capacità e alla nostra forza, senza esagerare, mi raccomando, non fatevi prendere dal panico, dalla voglia di scappare, piano piano piano, eh. Quasi un minuto, ragazzi. Ok, siamo, mancano 50 secondi. Ragazzi, se non vi siete, non vi sentite sicuri di farlo qua sotto, perché possiamo andare anche a terra di fianco, eh. Non c'è nessun problema, io per comodità lo posso qua, mi rimane comodo, non c'è nessun problema. Voi potete prendere e scendere tranquillamente. A me qui va bene come larghezza di gambe, come apertura, quindi mi trovo bene, lo faccio qua. Voi vi potete mettere anche per terra senza nessun tipo di problema. Ok? Allora, mancano esattamente 40, 20 secondi, no, 40, siamo a 31:40. Ok, 10 secondi ragazzi. Usiamo i piedi, quindi dobbiamo arrivare fino al minuto 34, ok? Andiamo, andate in base alle vostre forze. Raga, io sul sedere, credetemi, aperti, mi fanno male le gambe, un casino. Domani le riposo, volevo venire su domani a fare un altro video, ma non ci vengo. Domani sto a casa e mi riposo. Siamo 40 secondi ragazzi, 32 minuti e 40 secondi, eh? Dobbiamo arrivare a 34. Poi saliamo su, facciamo un piccolissimo aumento, velocità 6, inclinazione 5, ok? A 30 secondi ragazzi, ok, 20 secondi e poi se li hanno superati i 5 minuti come vi ho detto, eh, ok, 10 secondi, 4, 3, 2, 1, appoggiamo e andiamo, ok. Allora ragazzi, come vi ho detto, velocità 6, inclinazione 5, 5 minuti, dai, ve lo dico, poi c'è altri 2 minuti di squat, poi ancora 5 minuti, velocità 6 sempre, ma la tocchiamo, inclinazione 7, poi altri 2 minuti di squat e poi 2 minuti di faticamento.
siamo a 50 minuti precisi. Sono lunghi ragazzi 50 minuti, cavolo! Ragazzi, se avete bisogno di bere, fermatevi un secondo, se non riuscite mi prendete, mi raccomando, acqua! O una bevanda con isotonica, con del gusto, eccetera, ma niente, sali minerali, che quelli vanno presi dopo. Abbiamo il cagnolino Benji, Corino, stamattina è caldo ed è un po' faticato. Ragazzi, stamattina è caldo, è molto caldo, sarà un weekend bello tosto, bello tostino. Allora, dobbiamo arrivare al 39esimo minuto, fino a 39. Ok, ragazzi. Oggi mi devo riguardare i video della mia trasformazione perché l'ultima volta non mi ricordo bene quanti push-up ho fatto, mi sembra 40, perché martedì che dovrò fare quel video, il terzo video, la mia terza trasformazione, devo essere tirato al massimo e dovrò fare più di 40 push-up e più di 10 trazioni. Ultimamente non mi sono più allenato alle trazioni con i push-up perché mi ero fatto male nell'ultimo workout, ho fatto un workout stronger, quello per il video degli abbonati, per il canale degli abbonati, e mi sono schiricchiato un po' qua, quindi oggi è sabato, devo arrivare, mi sono fatto male domenica scorsa, però ancora fa male un pochettino, quindi devo arrivare riposato lunedì, a martedì mattina. Riposato in formicia, però sicuramente non mi potrò esercitare, allenare, ma quello che mi fa paura non sono i push-up, ma sono i dip. Sono i dip, perché nei push-up riesco bene, secondo me, ho provato, i dip invece ho paura che qualche dolorino verrà fuori. Vediamo, vediamo. Via. Ragazzi, siamo a 38 minuti e 30 secondi, quindi mancano 30 secondi e poi altri 2 minuti di sudore. Secondi ragazzi, 5, 4, 3, 2, 1, ok, andiamoci qua ragazzi e altri 2 minuti di sport, vai. Fino a 41 ragazzi dobbiamo arrivare praticamente. Thank you.
raga, siamo a un minuto, quindi siamo a 40 minuti precisi. Non mi sono ricordato di mettere la modalità aereo del telefono, spero che non cambi nessuno, è vero che è mattina presto, però porca miseria. Si chiama qualcuno su interrompe la registrazione, sarebbe da matti. Prendete conto, 50 minuti di workout puntato. Forza. Mancano 20 secondi ragazzi, poi saliamo e aumentiamo l'inclinazione da 5 a 7. Ok, ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Ok. La velocità la lasciamo stare, raga. Inclinazione 7, teniamoci. Gli ultimi 5 minuti, poi gli ultimi 2 minuti di squat e 2 minuti di affaticamento ricercatissimi. Oh. Ok, quindi dobbiamo arrivare fino a 46 minuti, raga. Ragazzi, il tappeto segna in questo momento 290 calorie. Probabilmente ci saremo. Ok, provo 50 minuti, sì. Oddio, forse secondo me poi io qualcosina in meno. Però è vero che facevo riferimento a ieri sera, però ieri sera ho sempre camminato in pianura, a volte mi sono fermato. Invece comunque il diritto in più c'è l'inclinazione che sembra mobilità e più ci sono gli squat. Ovviamente il tappeto non misura gli squat, ma quando io lascio l'inclinazione misura come se quella velocità lì, e quell'inclinazione lì. Quindi secondo me posso dire sì più o meno sarà la stessa. Perché io lì se faccio gli squat, vabbè, più o meno. Qui arriverà, mancano 7 minuti, diciamo 2,98, arriverà 3,40, 3,50, 3,30, 3,40. Secondo me più o meno saremo lì, vedrete. Ok, croce. Comunque, bando alle ciance, è passato solo un minuto, questi 5 minuti sono infiniti, ragazzi, perché sono gli ultimi. Porca miseria. Dopo bella doccia e poi oggi ragazzi si vernicia la palestra. Un minuto e mezzo raga, eh?
Manca un minuto. Magari. Oggi volevo andare a registrare, dico la verità, un altro video. Volevo andare a mangiare. E sono perplesso per due motivi lì, insomma. Non so. Sono insicuro, adesso vediamo. Ok raga, 30 secondi. Ok, ci siamo, 20 secondi. Quasi. Dieci secondi raga, poi ci rimettiamo a fare gli ultimi due minuti di scuola. 5, 4, 3, 2, 1, ok, appoggiamo fino a 48 raga di due minuti di scuola. Andiamo. Se l'avete davanti ragazzi potete anche abbassare tutto il tappeto 4. Velocità e tutta l'inclinazione a zero, tanto poi dobbiamo fare i due minuti di affaticamento, così almeno quando abbiamo fatto gli spot già abbiamo il tappeto pronto. Forza ragazzi, contrarrete bene l'addome, stringete bene il gluteo. Secondi, siamo quasi, eh? 20 secondi raga e poi gli ultimi due minuti di defaticamento. Aspettati. Ok, 10 secondi, forza, dai gli ultimi due trasporti. Ok, 2, 1, vai. Ok, raga. Finish. Oh, mamma mia. È stato un workout bello tosto, devo ammetterlo. Ok. Grande. Raga, respirate, camminate piano. Allora, come vi dico sempre, io per un fatto di video a 50 minuti lo stop, voi potete tranquillamente continuare anche 3-4 minuti di affaticamento, respirate, inebutate fuori l'aria. Quando scendete dal tappeto, ragazzi, non vi mettete a sedere, non vi fermate, ok? Perché non vi dovete assolutamente fermare, ma dovete fare in modo il vostro cuore riprende i suoi battiti e comunque che la muscolatura non si blocchi all'improvviso. In più, come vi ho sempre detto, io lo stretching lo consiglio dopo una mezz'oretta, non subito, ok? Quindi magari continuate a camminare, non vi fermate, poi dopo 20 minuti, una mezz'oretta, che comunque camminate, fate, siete stare dentro casa, fate le faccende, fate qualcosa, possiamo cominciare a fare un po' di stretching, ok? Un po' di tempo lasciatelo lo sempre passare, va bene ragazzi? Perfetto, mancano pochissimi secondi, esattamente 10, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1, esco. Ok ragazzi, workout terminato. Siete contenti? Benissimo, grazie per avermi seguito e mi raccomando iscrivetevi al canale TL Fit e cliccate su quella benedetta campanella. Mi raccomando, se siete forti, abbonatevi.